Buongiorno popolo di Ultra Pop Festival. Gente di Ultra Pop Festival, bentornata, bentornata a questa nostra maratona live. Rieccoci, rieccoci, Ultra Pop Festival non si ferma mai. Sarà un panel molto molto particolare, non vedo l'ora di cominciare. Amici di Lega Nerd, Movie Player, Multiplayer, Dissapore, cari amici dall'internet. Ma possiamo subito dire una cosa, che la novità dell'edizione 2021 è che è tutta in 8 bit, perché tutti che hanno visto all'inizio della live, se la qualità è quella, è Io un fino a grande un minuto prima. excursus agli 8 bit, quindi Fantastico. sarà Lo so questo il perché. tema, È sarà il tema di l'effetto maratona. Pierpaolo, è Pierpaolo che è così quest'anno. È l'effetto Ultra Pop. Purtroppo non sento i due. C'è un problema. Giovanni, devi andare dall'otorino, però è 30 anni che te lo diciamo, non è una questione tecnica. Gaetano, sì, Gaetano. Giovanni, sono messo anch'io così. Non ti Giovanni, non è che se metti gli occhiali ci senti. Infatti, lo deve aprire in Safari. Infatti lo devi aprire in Safari. In Safari, se sta con l'iPhone. È stupenda sta scena, ragazzi. Io in realtà sulla stazione, dicevo prima che sono rimasta agli anni 90 con le serie, eccetera. L'unica che ho recuperato, ed è stata veramente una gran serie, è proprio nello spazio. L'ho guardata, Battlestar Galactica, il remake degli anni 2000. Epic, super. 4 ore di nulla, cioè 4 ore dilatate, non di slow motion. 4 ore in cui c'era un po' di roba inutile, secondo di me. Aggiunte superflue, di aggiunte a volte superflue, è vero. 4 volte un film di 4 ore è sindrome di Stoccolma. È sindrome di Stoccolma. È quando mi capita di vedere un'altra volta una roba così. Ma quindi ti sta sul cazzo Batman? Ma a parte Batman mi sta sul cazzo a prescindere, ma cioè nel senso che mi piace come personaggio, ma umanamente lo trovo deprecabile. Sì, tutto questo che a me ha dato Buffy, io credo che non me lo darà mai nessun'altra serie, mai. Cioè io credo che Buffy sia Endgame. La sala, le poltrone piene, la gente lì sta per iniziare il film, quindi c'è questa voglia di emozionarsi, di vedere una storia, di... Io adesso vado in doppiaggio e questa cosa, sì, continuo a immaginarla, però mi scende la lacrima, dico, ma qua c'è nessuno, ne sa, guardate, ci stanno i sorci, capito? Il cinema è immortale, vedrai, non morirà mai, penso che la sala cinematografica addirittura non morirà mai, proprio vero, vive da tanto tempo, è un antico signore, come diceva proprio Dracula in Bram Stoker, io appartengo ad un'antica famiglia, signor Harker. E dove ce l'hai l'Oscar? Dove lo hai nascosto sotto terra? Rosamund Pike o i premi? Eccolo! Eccolo! Un Oscar in diretta! Un Oscar in diretta! Ultra posto! Questa è da pelle d'oro. Ti confermo, senza paura di smentite, che sicuramente sono un po' un nerd anch'io, nel senso che mi ricordo benissimo il giorno che mio cugino portò in casa il Commodore 64 90, mi ricordo quando entrò l'Amiga 500 con l'espansione, mi ricordo il 386, mi ricordo il 486. Per me è un onore, un piacere incredibile ospitare qui a Ultra Pop Festival 2021 Robert Kirkman e Simon Racioppa. Welcome guys! Hi guys! Hi. Hello! Hello! Se Ferretti dovesse dirigere un film sulla vita di Francesco Pannofino, secondo te che film sarebbe? Che genere sarebbe? Ma è di una noia mortale! No. Fatelo fare a un altro! Ma chi se ne frega della vita di Pannofino? Ma non lo voglio fare! Guarda. Fatelo fare a un altro, per cortesia! Io faccio cose molto, molto più interessanti, se permettete. Così direbbe. Non gliene fregherebbe proprio niente la vita del bambino. Paura Potter. Ti piacerebbe? Nella cittadina di Greendale, dove sembra sempre Halloween, mi ritrovai sulla mensola del doppiatore di Nicholas. L'altro giorno, a proposito dei vaccini, ne ho ricevuto uno, forse anche tu Giovanni, che mi ha fatto veramente molto ridere, no? Perché c'era questo... che c'era appunto Pfizer, no? Quindi questo omone strafigo, eccetera, no? Poi c'era Moderna, un altro animale tatuato, comunque molto affascinante.
AstraZeneca, Giovanni, che ti guardi, che cazzo vuoi? No? Quando io ho iniziato, sarebbe molto piaciuto che ci fosse stato qualcuno magari a dirmi guarda questa roba meglio evitarla, questa roba meglio non farla, oppure semplicemente come io, Ludovica, personalmente mi approccio ad un provino. Forse qualche anno fa uno spazio così non l'avremmo neanche avuto, 5 donne a parlare di questa problematica, quindi già questo fa riflettere molto. Dai, forza, sbrigatevi a scrivere. 4-5 anni fa ero a Milano, stavo camminando in maniera sconsiderata su una pista ciclabile. A un certo punto qualcuno mi suona con la bici dietro, io mi giro perché ero al telefono, rispondo anche male, tipo che vuoi, eri tu, e mi hai detto ma va a cagare. e me l'hai detto come? Giovanni, chiedi scusa, ha fatto questa trasmissione. No, ma come chiedi scusa? No, rimandalo a cagare. Ha fatto bene. Allora, io sono non felice, si va sulle piste ciclabili, va bene? Avevi pienamente ragione, questo per dirti che è stato bello farsi mandare a cagare. Grazie, Giovanni. Cazzo, mi ha mandato a cagare. Infatti così l'ha detto. Grazie, è stato un momento bellissimo. È stato un momento bellissimo. Ma mandalo a cagare anche adesso. Va bene. Ciao. Grazie mille. Ciao, buonasera. Buona serata. Come si la vedrà? Ma guarda. Oh, io ancora qua sto, eh. E se non si esce, aspetta, sarà una uscita. Ma poi mi rendo conto che comunque la verità è che un sacco di gente non capisce un cazzo.